Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Ieri ho visto un servizio delle Iene dove hanno intervistato, praticamente hanno fatto vedere Niccolò De Vitis. È stato una settimana, tutta la settimana del Festival di Sanremo insieme a Joliet, no? A Joliet, come cazzo si chiama? Vabbè, praticamente, allora, quello che vi dico io, un conto è al bar uno può dire quello che sta simpatico, quello che sta antipatico e quant'altro, ma una professionista, sto ragazzo che canta, sto Joliet, c'ha 23 anni, no? Una professionista, una giornalista gli ha detto: ma non ti sei vergognato? Non so che domanda gli ha fatto. E l'altra gli ha detto: tu canti in napoletano, io non capisco niente, ci vorrebbe il traduttore. Ma vi vergognate, oh? Ma voi vi dovete vergognare. Vi ripeto, un conto è al bar, uno può dire quello che gli pare, siete professionisti. Vi dico la verità, vi ripeto, un conto è al bar, dove ognuno di noi può esprimere quello che vuole senza telecamere e senza niente, magari tra amici, in famiglia e quant'altro. Ma l'Ariston che fischia così, un ragazzo di 23 anni, io vi capisco, magari vi sta antipatico, viene da una città che comunque non è simpatica a tutti, però secondo me vi dovreste vergognare. Un conto uno parla di stadio, di squadre di calcio, se sa come vanno queste cose, no? Ci sono delle antipatie piuttosto che delle simpatie, e sono d'accordo con voi. Però vi ripeto, un ragazzo di 23 anni che ha lavorato un anno intero per cantare una canzone solo, vi dovete vergognare. A tutti quelli che comunque hanno fatto sì che sono stati i fischi, tutte quelle brutte cose, le interviste, regà. La cosa più scioccante che mi è rimasta impresso è in conferenza stampa, in sala stampa, dove io mi sono mai vergognato in vita mia, anche perché ho la fascia come il culo, mi vergogno manco di sicca come strada, ma io mi sono vergognato per voi quando gli avete fatto queste domande a sto ragazzo, regà. Cioè era solo contro tutti, un ragazzo napoletano solo contro tutti, è stato messo alla gogna. Secondo me, vi ripeto, da me me ne frega un cazzo di Joliet, di nessuno, perché io non lecco il culo, a me dico, figuratevi se mi metto a leccare il culo, figuratevi, per brasiliano, vabbè. Ve dovreste soltanto che vergognare. Io foste al posto vostro, mi vergognerei. Detto questo, arrivederci e grazie, e viva Joliet, e viva la musica italiana, e viva la...